quarantena che dovevo fare 2 settimane e quindi sono venuta ad uscire per vedere un po' i negozi qui intorno alla stazione, eccetera. Quindi seguitemi nel mio percorso. Ciao! Questo è il vlog del 30 luglio 2021 e l'ho registrato dopo una settimana dall'inizio delle Olimpiadi a Tokyo. Sebbene stavamo sotto lo stato d'emergenza, mi è sembrato che c'erano tante persone che escono. Questa volta sono stata insieme a mio nonno, che mi ha fatto da guida per uno spot turistico. Essendo ora di pranzo, per prima cosa ci siamo recati in un ristorantino dentro la stazione per mangiare qualcosa di leggero. Siamo dunque andati a mangiare sushi. Una delle caratteristiche di Tokyo è che spesso le grandi stazioni si trovano accanto a centri commerciali, supermercati di lusso e svariati ristoranti, poiché è un punto in cui vi è un gran flusso di persone. In questo posto si possono gustare cibi di vario genere. C'è un ristorante cinese, un ristorante thailandese, un panificio, una bisteccheria, un ristorante di soba, cioè spaghetti giapponesi, e una catena specializzata in zuppe. Questo è il Kaiten Zushi in cui sono andata. Per Kaiten Zushi si indica un ristorante fast food che serve sushi su un nastro trasportatore. Oggi sono venuta al tempio di Kameno. Seguitemi così la vestiamo insieme. Ciao! Oggi, con suggerimento di mio nonno, siamo andati ad un tempio shintoista chiamato Kameido Tenjin. Poiché quest'anno avrò l'esame di maturità e mia sorella la laurea magistrale, mio nonno ha pensato di venire qui per salutare gli dèi, per pregare e per concludere il percorso di studi nel migliore dei modi. Lo shintoismo è una religione politeista e animista, nativa del Giappone. Prevede l'adorazione dei kami, cioè divinità, spiriti naturali. Questa porta rossa è il torii, che simboleggia l'ingresso al tempio e che in fondo ad esso risiede il dio. Entriamo dentro il tempio. Questo tempio, nello specifico, è uno dei 10 più famosi a Tokyo e si venera il dio dello studio. All'interno del santuario sono presenti 3 ponti che, secondo la leggenda, rappresentano le 3 fasi della vita di una persona. Il primo ponte, chiamato Otokobashi, rappresenta il passato. Il secondo ponte, Hirabashi, rappresenta il presente. L'ultimo dei 3 ponti, Onnabashi, rappresenta il futuro. Attraversandoli tutti e 3, lo spirito del visitatore viene purificato, permettendo l'ingresso all'edificio principale. Purtroppo, durante la Seconda Guerra Mondiale, l'intero plesso andò distrutto, ma fu completamente ricostruito qualche anno dopo, utilizzando il cemento armato invece che di legno e di materiali originali. La particolarità di questo tempio è la presenza di un laghetto vicino all'ingresso, in cui vivono moltissime tartarughe. Le tartarughe in giapponese si chiamano kame,
Questa zona si chiama Kameido, cioè pozzo di kame, cioè pozzo di tartarughe. È per questo motivo che nel nome del tempio vi è la parola kame ed è famosa perché vi sono molte tartarughe all'interno. Vi ricordo però che qui non si venera il dio delle tartarughe, ma dello studio. A Tokyo vi sono 3 templi più famosi in cui si venerano gli dei dello studio. Uno di questi è proprio questo qua, dove nei mesi di gennaio e febbraio, periodo in cui in Giappone vi sono vari test di ammissione per le scuole inferiori e superiori, per l'università o per il lavoro, si affolla di candidati che vengono per pregare un buon auspicio e una buona fortuna. La particolarità di questo tempio è una cerimonia religiosa chiamata Usokae, che consiste nel sostituire annualmente la sfortuna dell'anno precedente in fortuna. In giapponese la parola uso ha 2 significati: bugia, una specie di uccello chiamata uso. In questo tempio si crea o si disegna tale specie di uccello, uso, sul legno. La tradizione consiste nel sostituire annualmente tale uccello di legno con uno nuovo. Qui vi è un gioco di parole. Il termine sostituire in giapponese è detto torikaeru, che allo stesso tempo significa anche sostituire l'uccello, perché uccello si dice tori e sostituire si dice kaeru, ovviamente cambiando i caratteri cinesi, cioè i kanji. Poiché il tipo di uccello, uso, indica anche il termine bugia, la sostituzione di tale uccello di legno dell'anno precedente, torikaeru, indica che tutte le sfortune accadute sono considerate essere delle bugie. In conclusione, con la sostituzione del volatile di legno, uso, si simboleggia la sostituzione della sfortuna dell'anno precedente nella fortuna dell'anno successivo. Quello che vediamo ora è l'edificio principale, che si trova dopo i 3 ponti. Adesso ho gettato una moneta come offerta nel Saisenbako, cioè una scatola di legno intarsiato. Le piccole tavolette di legno che vediamo sono gli Ema, su cui si scrivono preghiere o desideri di vario genere. Ora si vede che sono intenta a scrivere sugli Ema il mio desiderio, cioè che vada bene la mia maturità. Dopo aver scritto il desiderio, si appende insieme agli altri Ema. Ora sono alla via del ritorno e sto percorrendo le vie laterali del tempio per esplorarlo un po'. Poiché questo giorno faceva particolarmente caldo, camminavo cercando dei luoghi ombreggiati dagli alberi, sperando di rinfrescarmi un po'. La torre di telecomunicazione che vediamo in lontananza è lo Sky Tree ed è alta 634 metri. È uno dei simboli odierni di Tokyo. Alla fine di aprile, durante la fioritura dei glicini, all'interno del santuario si tiene il Fuji Matsuri,
cioè il Festival dei Glicini. Durante questo evento vengono allestite diverse bancarelle che vendono cibo e svariati dolci. Inoltre, durante la sera e fino a mezzanotte, i fiori vengono illuminati con LED multicolore, rendendo tutta l'area una vera meraviglia. È uno spot visitato da famiglie e coppie in quanto molto romantico. Dopo la visita al tempio, si è soliti prendere una pausa, andando in bar o pasticcerie. Questa è una famosa pasticceria giapponese in questo quartiere, risalente al 1805, chiamata Funabashiya, dove è stato inventato un tipo di dolce che si chiama kuzumochi, ormai diffuso in tutto il Giappone. Essendo vicino al tempio, siamo andati per dissetarci, dato che in questo giorno c'erano 36 gradi con molta afa. Io ho preso la granita al matcha con latte condensato e fagioli rossi dolci. Questo video finisce qui. Se il video vi è piaciuto o se vi è stato utile, vi prego di lasciare un like o un commento e di iscrivervi al mio canale. Grazie per avermi seguita fino alla fine. Ci vediamo al prossimo video. Alla prossima! Matane!